Sono il referente di un progetto LIFE che ha un gruppo di lavoro che si compone di Deb Sapienza, FIRAB, Green Factor e Comuni d'Ambiente, insomma, che sono espressione di un contesto del Lazio, e il nostro progetto sostanzialmente si incentra su tre aree di particolare estensione con patrimoni zootecnici significativi, nei quali abbiamo tentato di andare a valutare fenomeni robusti sia in termini di gestione che di politiche. Il nostro è un progetto LIFE di governance, quindi in qualche modo è più attento alle dinamiche di relazione tra la gestione e le politiche che vengono sviluppate. E la domanda chiave, insomma, che ci siamo posti quando abbiamo presentato il progetto su un bando del 2019, il nostro finisce nel 2024, è sostanzialmente l'utilizzo degli stock energetici che sono presenti nei pascoli di Natura 2000. Sono funzionali alla conservazione degli habitat, servono a creare catena del valore, perché poi queste due questioni restano fondamentali al fine di evitare i problemi sia di abbandono sia di sovrappascolo, che sono quelli che poi in qualche modo incrociamo in tutte le letture delle misure di conservazione in termini di opportunità e minacce. E, diciamo che fondamentalmente cerco di andare alle questioni un po' più, diciamo, significative, perché molte cose sono state già dette, ma molti stimoli sono derivati dai relatori che mi hanno preceduto. Ma una cosa che vorrei anticipare subito alla platea è che quando si parla di piano pascolamento nell'ottica della direttiva Habitat, in realtà noi incrociamo poi questioni di carattere normativo in ambito di ciascuna delle regioni, per cui ci sono normative parallele che finanziano da un lato i piani di pascolamento mediante bandi, e non purtroppo non siamo tutti come la Lombardia che paga i piani di pascolamento ai territori, perché non siamo tutti, non tutte le regioni sono così ricche. Quindi quel piano di pascolamento fatto ai sensi della direttiva Habitat in qualche modo è accessibile normalmente solo mediante bando pubblico, mentre le regioni finanziano i piani di gestione forestale che dovrebbero comprendere piani pascolo funzionali alla gestione Natura 2000, e non sempre lo sono, e questo è un problema principale che stiamo avvertendo anche noi nel Lazio. Quindi l'elemento secondo me caratterizzante sul quale voglio richiamare la vostra attenzione è che nessuna autorità ambientale in questo momento in Italia dispone di un dataset di quello che è il patrimonio pubblico dei dati derivanti dall'applicazione delle politiche in ambito agricolo, idoneo a fare scelte informate, perché fondamentalmente nel caso nostro noi abbiamo potuto accedere a una platea importante di dati solo mediante un'apertura di credito, insomma, dell'organismo pagatore. Questi dati non sono disponibili normalmente per l'autorità ambientale, poi nel merito vi faccio vedere le implicazioni. È stato fatto un lavoro, insomma, soprattutto da parte della Oddio, vado alla slide successiva, ma questa storia degli stakeholders ci torno, perché questo è un aspetto importante. Fondamentalmente, se tu hai degli ambienti fortemente antropizzati, o se hai degli ambienti, come sono stati rappresentati in precedenza, che non sono più presidiati, le implicazioni ai fini della gestione sono notevolmente diverse. Nel nostro caso, noi abbiamo aree Natura 2000 in cui sono presenti migliaia di portatori di interesse, rispetto ai quali l'attivazione di procedure sostanzialmente prescrittive e autorizzative fa sostanzialmente, insomma, un po' a cazzotti sulle questioni che in qualche modo sono di tipo gestionale e che andrebbero fondamentalmente sviluppate mediante contratti, misure contrattuali. Vado un po' al punto, insomma, del lavoro che è stato fatto. Il lavoro sostanzialmente di analisi della vegetazione l'ha fatto il DEB, che è un dipartimento della Sapienza, che è il dipartimento di ecologia, e il dipartimento della Sapienza in queste aree è andata sostanzialmente con analisi di immagini approfondite sulle quali non vi trattengo. È andato a vedere dove stavano i nostri potenziali habitat di interesse. A questi potenziali habitat di interesse siamo andati a sovrapporre la situazione derivante dai singoli piani colturali grafici che stavano nei fascicoli aziendali. E le immagini che vedete sotto sostanzialmente sono la stratificazione dei singoli fascicoli aziendali delle aziende che sono operanti all'interno diciamo, delle aree nature di interesse. E la prima evidenza che vi do
è che su due aree Natura 2000 su tre sono completamente spariti i semi nativi. Ora, questa cosa può apparire banale, i semi nativi sono spariti per una serie di cose. La più importante è che praticamente l'impatto, la soglia di danno derivante dalla concentrazione del cinghiale è tale da indurre praticamente questi allevatori a non seminare più. L'aspirazione sarebbe quella di ricondurre la presenza del cinghiale a una soglia di danno non superiore al 20%, che sarebbe quella compatibile. Anche su questo le politiche si stanno radicalizzando, perché tu hai regioni come il Veneto che deve difendere il Prosecco che vale 4 miliardi di euro e quindi si fa l'eradicazione, e poi altre regioni nelle quali praticamente non si può discutere di una soglia minima che permetta agli allevatori di sopravvivere, perché qual è l'impatto? Arriva la siccità, il cambiamento climatico, tutte le cose che ci hanno detto quelli che ci hanno preceduto, e sostanzialmente accade che quest'anno il 20% delle consistenze zootecniche allevate spesso in biodiversità su questi territori, parlo di biodiversità agraria, sono state abbattute perché gli allevatori non avevano fisicamente a disposizione il fieno per gli animali, e quel poco che c'era chiaramente era appannaggio degli allevatori bufalini della pianura, che avendo praticamente il prezzo del latte bufalino a 2,10 € al litro potevano competere anche in presenza del fatto che il fieno costasse 30 euro al quintale, cosa che non puoi fare se allevi cavallini di Esperia. Ora, rispetto a questa dinamica qui, che era sostanzialmente la lettura di quello che accade sugli habitat, vi faccio vedere subito una delle applicazioni, perché non abbiamo tempo di farlo, ma le aree che vedete in violetto, rispetto alle cose molto interessanti, ci sarebbero tante cose da dire in commento ai colleghi che mi hanno preceduto, ma voglio dire, andiamo per pillole. Le aree in violetto sono sostanzialmente le aree di pascolo che non stanno in un fascicolo aziendale, sulla montagna Reatina, dove abbiamo indici di piovosità dell'ordine dei 1.100 mm l'anno. Ebbene, vedete bene, sono superfici comprese tra, abbiamo messo solamente le superfici tra i 5.000 metri quadri e i 2 ettari, cioè le aree in violetto sono piccole aree di radura all'interno delle quali non c'è più il pascolamento, e l'effetto bordo in queste aree porterà praticamente a una chiusura attesa nell'arco dei 5-7 anni a seguire. Quindi il tentativo che stiamo facendo fondamentalmente è di leggere dei fenomeni su scala territoriale con una finalità predittiva di quello che, perché normalmente, a parte che l'Istat con l'indagine statistica non ha un approfondimento di scala territoriale che è utile ai fini della gestione, ma soprattutto legge fenomeni che sono già accaduti, cioè li legge 10 anni dopo di quando sono accaduti. Il tentativo che stiamo conducendo è quello, anche se un po' disperato, di leggere i fenomeni nel corso della loro evoluzione per cercare di fare qualcosa. E rispetto a questo, praticamente la questione dei seminativi, ve l'ho già detto, vado più veloce, la dinamica è quella che stiamo cercando di leggere. Che cosa abbiamo messo insieme per tutto questo? Abbiamo messo insieme un set di dati, e qui praticamente adesso non vi trattengo, ma fondamentalmente quello che voglio dirvi è questo, la raccomandazione che sento di farvi è questo: trovate il modo di accedere ai dati della gestione delle politiche agricole, perché è chiaro che poi ci sono contesti come il Piemonte in cui tu hai una situazione libera, fai insomma la bella associazione agricola, ma nei contesti in cui c'è conflitto sull'uso delle risorse, e soprattutto nelle aree come le nostre, dove l'80% sono demani collettivi di uso civico che sono infeudati a portatori di interesse locali, devi necessariamente mediare con il portatore di interesse rispetto alle politiche attive. E quindi integrare le questioni che derivano anche gestione delle macellazioni, razze allevate, questioni chiave, diciamo, uso da fascicolo aziendale e quant'altro, ha un ruolo, secondo noi, decisivo. Insomma, questo è un fenomeno tipico, insomma, vicende di sovrappascolo, ben noto a tutti, una fioritura di Asfodelo, ma questa è un'altra situazione molto rappresentativa, sempre nella montagna Retina, in cui gli indici di piovosità sono tali da favorire una rapida conversione del pascolo non fluido in arbusto e in bosco. Insomma, questa è un'immagine molto significativa. Ma ritornando alle politiche, qui ci sarebbe da parlare mezz'ora, vi dico di leggere solamente due numeri. Guardate le aziende che stanno all'interno di una specifica area ZFS, che sono normalmente notificate in biologico. La quart'ultima riga, aziende in biologico 49, aziende certificate in zootecnia biologico 2, aziende notificate per il GP del Vitellone centrale 64. Dice che c'entra, c'entra tantissimo, perché gli strumenti di politica attiva in queste aree per la creazione di valore dovrebbero centrare sostanzialmente la vendita di carne bio, ma per fare allevamenti sui territori finalizzati all'ingrasso degli animali in biologico, significa avere intanto disponibilità di fieni concentrati, e vi dicevo prima le implicazioni, sostanzialmente siamo territori dipendenti dalle importazioni, ma la cosa più importante è che poi la finalizzazione non avviene in biologico, perché ci sono maggiori costi anche per quanto riguarda le strutture, non ci sono centri di ingrasso adeguati,
in nessuno di questi territori. La finalizzazione avviene attraverso il GP del bidellone bianco dell'Appennino centrale, che ha degli elementi di competitività rispetto al bio, rappresentati dal fatto che si fa l'ingrasso in strutture più piccole, e quindi questa valorizzazione viene fatta praticamente su territori extraregionali. In questo momento lo fa soprattutto un Umbriacarne, lo fa la GDO, ma quello che sta accadendo sulle nostre aree sostanzialmente è che la creazione di valore si sta spostando sempre più non all'interno degli allevamenti, ma presso grandi player, che possono essere anche i grandi gruppi interessati all'allevamento degli animali in situazioni diciamo di allevamenti intensivi, che fanno delle specifiche filiere destinate, per esempio, a fare il panino da McDonald's con l'IGP o fare altre cose, insomma, per la grande distribuzione organizzata. Quindi il problema nostro in questo momento è che a questi allevatori, a cui viene esitato un prezzo del vitello nella linea vacca vitello intorno ai 1.000-1.200 euro, anche per capi di razza genina, di pregio e quant'altro, ritornano sostanzialmente solo gli effetti delle politiche a superficie. Le politiche a superficie, che sono la PAC e il biologico per le politiche a superficie, hanno delle implicazioni che, voglio dire, in qualche modo non inducono un'ottimizzazione della questione della gestione dei pascoli. Perché? Perché quello che sta accadendo è che si sta spostando sempre più il rapporto tra le specie a favore dei bovini, e mentre prima abbiamo evidenze documentali che risalgono addirittura al 1810, in cui il rapporto tra bovini e tra ovicaprini e bovini era di 8 a 1 a favore degli ovicaprini, oggi siamo passati a rapporti completamente invertiti, che sono minimo 4 a 1 a favore dei bovini rispetto agli ovicaprini, fino a 7-8 a 1 a favore dei bovini. Questa cosa non è, come dire, banale, perché quello che sta succedendo, e che non ce lo dobbiamo nascondere, è che l'allevamento ovicaprino dalle nostre montagne sta apparendo in maniera rapidissima, con perdite di consistenza dell'ordine del 20-25% dei capi nell'arco di un decennio, perché fondamentalmente, se non riesci a finalizzare quell'allevamento fino al prodotto finito, col mini caseificio, comunque, insomma, ha senso mantenere l'allevamento ovicaprino in questi contesti solo se fai il formaggio e riesci a vendere il prodotto finito, perché allevare solamente per fare latte o carne di ovicaprini, attualmente, alle condizioni attuali di mercato, sostanzialmente significa uscire dall'allevamento. Questa è una fotografia abbastanza, come dire, draconiana che vi do, però allora. Due cose rapidissime, purtroppo mi sto dilungando, ma questione formulari ZPS. Abbiamo profonde differenze tra quello che sono la rappresentazione degli habitat presenti e le loro consistenze, e su questo, insomma, diciamo che il soggetto scientifico sta lavorando con l'autorità ambientale. Ecco, questa questione che è venuta fuori prima dei piani pascolo e dell'ottimo lavoro che stanno facendo i colleghi della Lombardia, fondamentalmente nelle altre regioni c'è una spiccata regionalizzazione delle politiche rispetto alla pianificazione. Che significa? Significa che i piani di pascolamento secondo direttiva Habitat non sono accessibili costantemente, insomma, a parte le questioni di stop and go dei bandi MIPAF, eccetera, dei bandi, scusate, PSR, eccetera, ma sono finanziati soprattutto i piani di gestione forestale, in cui i piani pascolo però non sono conformati alla direttiva Habitat. Le implicazioni di questa storia è che sostanzialmente non abbiamo dei livelli di pianificazione della gestione forestale idonea a introdurre gli adeguamenti che possono essere le abbeverate, i piccoli invasi, le recinzioni sui bovini laddove necessario per introdurre i carichi di punta. Cioè, in qualche modo non riusciamo ad avere una pianificazione territoriale idonea, perché sono tutti interventi che devono andare in valutazione di incidenza. L'esito è che qualcuno che voglia fare qualcosa di virtuoso va a farsi fare la vinca sul singolo intervento, con maggiori oneri, maggiori costi procedimentali e soprattutto mettendo a rischio l'accesso, insomma, alle misure PSR. Quindi l'evidenza che vi do, purtroppo, da questo punto di vista non è proprio di ottimo, perché in qualche modo non stiamo ragionando su un'ottimizzazione della pianificazione a monte di questa storia. E, dunque, ancora 5 minuti per dirvi sostanzialmente poche cose, ma questo dei rapporti ve l'ho detto. Quest'altra questione, che un po' resta sotto traccia, ma ce la dobbiamo dire con serenità e con forza: il grass fed in questo momento non è un obiettivo strategico neanche delle organizzazioni professionali agricole, e se si è discusso di questi temi, sostanzialmente sarebbe l'alimentazione ad erba degli animali da carne,
Se si è discusso di questi temi, purtroppo, è solo perché gli animalisti hanno messo in discussione il modello del benessere animale che si stava approvando in sede europea, che è molto incentrato sul tema del farmaco veterinario, ma poco sull'alimentazione dei cavi. Voglio dire, in qualche modo, in questo momento, è passato un modello che è quello di Italia Alleva, cioè sostanzialmente dei grandi gruppi che fanno allevamenti di cavi diciamo, in convenzionale intensivo. Per cui il modello è che l'animale è nato ed è stato allevato in Italia e poi finisce lì perché i problemi dell'alimentazione è meglio che non andiamo a discutere, perché comunque stiamo facendo sostanzialmente concentrati che dumping ambientale sulle foreste amazzoniche, perché praticamente andiamo a prendere concentrati soia e mais in Brasile, insomma, in altri territori. Ora, la questione che vi voglio sottoporre è che in qualche modo subiamo anche la competizione. Questa è una pubblicità presa da un autobus romano, viene dall'Irlanda a veicolare il tema del grass-fed a Roma e noi non abbiamo, diciamo, una risposta adeguata in termini di modelli SQN. I modelli SQN sono sostanzialmente i sistemi di qualità normata che approva il Ministero dell'Agricoltura. Perché? Perché sui nostri territori, premesso che la Regione Lazio in questo momento è per numero di consistenze dei capi da carne, diciamo, allevati in estensivo, la seconda regione nazionale, però il 90% di questi capi, segue la linea Vaccavitello, vengono venduti sostanzialmente a ingrassatori di altri territori e non c'è un interesse diretto da questi, diciamo, da questi piccoli e medi allevatori che non riescono a fare il finissaggio aziendale. Quindi, che altro voglio dirvi velocissimo, insomma, che la questione dei demani collettivi è decisiva perché in queste tre zone APS nel nostro interesse, oltre l'80% dei territori, in alcuni casi addirittura il 100% della superficie, sono demani collettivi che praticamente sono fruiti da allevatori locali. Ma la relazione tra l'atto di fitopascolo, che normalmente fa il comune o l'università agraria, il comune interprovinciale che sto sia, insomma, o l'associazione che sia l'università agraria, o l'ente di gestione, non contiene alcuna, come dire, indicazione di gestione che riconduca praticamente l'allevatore alla relazione con le misure di conservazione. Cioè, la questione è che fondamentalmente il comune affida le superfici prescindendo da quello che sta scritto nelle misure di conservazione, quindi l'allevatore non è chiamato a fare gestione attiva, ma tenteremo di farlo solo se per la prima volta nella nostra regione entrerà in vigore questa benedetta indennità Natura 2000, che finora non è stata mai declinata e la cui applicazione partirà dal 2024. Quindi la difficoltà più grossa che abbiamo è trovare degli strumenti che trasferiscano in capo all'allevatore una responsabilizzazione rispetto alla questione della gestione degli habitat, che ora non c'è, e non c'è neanche in termini di FIDA, perché le tariffe attualmente praticate sono assolutamente variabili, sono funzionali sostanzialmente all'acquisizione del consenso locale e prescindono dagli oneri anche minimi di gestione, che può essere la manutenzione di una strada forestale, la realizzazione di un abbeverato, perché tu hai comuni che praticano una tariffa di FIDA di 20 euro per ettaro a comuni che si prendono 2 euro per ettaro, quindi non c'è nessuna relazione, anche se la legge imporrebbe che le tariffe fossero ancorate a questioni, diciamo, di finalizzazione, di buona manutenzione dei pascoli, di fatto hai una situazione del tutto, diciamo, abnorme, anche in termini di comuni che non hanno più che per effetto dell'abbandono non hanno più una comunità attiva, che sono contermini a comuni che sono praticamente in situazioni di sovrappascolo. Per cui noi abbiamo una dimensione, facciamo un'opinione, comune di Itri con una situazione sostanziale di sovrappascolo, con confine con Gaeta Sperlonga, che avendo avuto uno sviluppo turistico particolare, il loro demanio sostanzialmente sono 20-30 anni che non viene più utilizzato. Due situazioni significative. I comuni, siccome praticamente il demanio viene assegnato in fida ai residenti, non avendo più allevatori residenti, non hanno nessuna volontà di aprire, salvo, insomma, adesso si stanno un po' adeguando, ad aprire ai non residenti. Ma questo dovrebbe essere, in termini, stai in AZFPS, in termini di gestione ambientale, l'uso del pascolo dovrebbe essere comunque una questione che va al di là della questione dei residenti e non residenti, ma dovrebbe essere dato per conservare bene il pascolo, tanto che abbiamo degli effetti rispetto al tema degli incendi, che non è banale, perché su queste superfici non filate noi abbiamo implicazioni, diciamo, in termini di incidenza degli incendi, che addirittura è più significativa rispetto alle aree gestite, perché il kilowatt espresso da queste aree non gestite, cioè la potenza di fuoco che si esprime su queste aree non gestite è addirittura maggiore. Su questo ve l'ho detto, la questione dei temi di vita l'ho detto, si sta facendo un lavoro importante da parte di PIRAB, in particolare
Il consumatore finale non conosce Natura 2000 e questo è un aspetto che noi, in un contesto urbano come quello di Roma, sul quale stiamo tentando di regolare gli elementi valoriali legati alla carne prodotta su questi territori, è quello che fondamentalmente non abbiamo la possibilità di fare un'azione specifica di comunicazione se non attraverso gruppi dedicati, come loro che stanno facendo FIRB in questo momento si concentra in particolare sui gas. Ma l'evidenza che vi do in questo grafico è quello che sta succedendo in termini generali, questa è una situazione mondiale, ma la situazione italiana è analoga, cioè aumenta il consumo di carne di animali a ciclo breve, che sono il pollame e i suini, che sono, guarda caso, quelli che consumano maggiormente concentrati che derivano dalla solita questione del dumping sulle foreste pluviali, sull'Ucraina, sulla Russia e quant'altro, mentre dal punto di vista ecologico e per tutte le cose che ci siamo detti stamattina, siccome dovremmo reintrodurre gli equidi e gli ovicaprini sulle nostre aree di pascolo per avere una gestione ottimale, vi dico semplicemente che non sono neanche censiti i comuni di carne e i consumi di carne medi pro capite di ovicaprini e di equidi, e solo attraverso le indagini riusciamo a sapere che se ne consumano 0,2-0,3 kg a testa, mentre praticamente il consumo di carni, diciamo, di animale a ciclo breve continua a crescere. È un tema non banale, perché se non diamo delle risposte che siano anche, come dire, efficaci in termini di comunicazione, premesso che c'è un mondo vegan rispettabilissimo che cresce in maniera esponenziale, oggi siamo al 10% della popolazione, chiudo, probabilmente su questo, insomma, su questi temi di etica del consumo rispetto alla gestione degli habitat, probabilmente dovremmo fare un approfondimento. Vi segnalo una cosa, credo utile, che stiamo facendo noi alla luce di un DM che è di attuazione del testo unico forestale. Stiamo acquisendo le immagini IGM del 54, questa è una cosa, insomma, sulla quale magari possiamo ritornare. Perché? Perché il ripristino di queste aree in abbandono, che sono state sostanzialmente su cui si è insediata vegetazione forestale, ma che fossero ritenute utili, diciamo, rispetto al tema di pratiche tradizionali o per la presenza di vecchi abbeveratoi, eccetera, si potrà fare solo con riferimento a queste immagini, che purtroppo vanno acquistate dall'Istituto Geografico Militare di Firenze. Stiamo facendo, diciamo, per l'intera scala regionale uno strato informativo che metteremo a disposizione di tutti per quanto riguarda, diciamo, il recupero delle superfici in abbandono. Il nostro auspicio è che si facciano, diciamo, misure contrattuali sulle quali stiamo faticosamente portando avanti il discorso con i comuni, con gli allevatori e con la direzione ambiente. Questa era l'analisi dell'incendio che vi dicevo prima, ma sulla quale non abbiamo tempo per trattenerci. E quindi la sintesi è questa, insomma, che dovremmo trovare la capacità rispetto alla domanda iniziale. Stiamo facendo gestione ottimale e stiamo creando valore in questo momento? No. Dovremmo trovare la capacità di declinare politiche più specifiche, perché le misure a superficie, PAC e bio e quant'altro, hanno avuto aree svantaggiate, hanno avuto una grande funzione. Hanno finora salvato la zootecnia e la presenza della zootecnia nelle aree montane. Ma se parliamo di creazione di valore e se parliamo di gestione di habitat, probabilmente dovremmo avere delle politiche più funzionali ai sistemi locali. Chiedo scusa del ritardo, grazie.